Every IAD3 is sponsored by Watch Dogs. Ciao a tutti, il mio nome è Ashraf Ismail e sono il Game Director di Assassin's Creed 4 Black Flag. È un piacere potervi parlare oggi del gioco. Abbiamo iniziato lo sviluppo di Assassin's Creed 4 circa 2 anni fa, con l'intenzione di creare il miglior videogioco sui pirati mai esistito. Ma al di là di questo, volevamo creare un mondo che fosse unico, fresco, qualcosa che andasse oltre il nostro modus operandi. In Ubisoft, come sapete, siamo abituati a costruire città, mentre in questo caso abbiamo creato questa enorme ambientazione caraibica open world, composta da oltre 50 location, 3 delle quali città vere e proprie. Le altre includeranno forti, templi, relitti sommersi, giungle e tanto altro. Abbiamo poi nascosto piccole isolette chiamate Playas, oltre 75 in totale. Ci sono una marea di contenuti in Black Flag e ne avrete davvero bisogno perché nei panni di Edward Kenway sarete pirati oltre che assassini. E in quanto pirati avrete la vostra personalissima nave, la Jackdaw, il secondo protagonista del gioco. Avrete bisogno di upgrade per scoprire sempre più location navigando sulla Jackdaw, la nave di Edward, e per ottenerli avrete bisogno di battagliare con altre navi e saccheggiarle. Dovrete trovare navi cargo per ottenere denaro ed acquistare upgrade, necessari per distruggere le navi più imponenti, con decine e decine di cannoni, da eliminare per scovare i luoghi più segreti di Assassin's Creed 4 Black Flag. Abbiamo insomma fatto una serie di scelte che dessero la possibilità al videogiocatore di giocare come vuole. Questa è stata una sfida per noi, lasciare libero il giocatore di scegliere come esplorare e come progredire ci ha spinto veramente al di là dell'usuale e siamo felicissimi di poter far assaporare ai giocatori cosa significhi mostrando la nostra creazione con tutti i suoi contenuti. Assassin's Creed 4 è un'autentica esperienza piratesca. Volevamo mostrare cosa volesse dire essere un pirata in quell'epoca. È stato un periodo incredibile e non ci sono molti videogame o film che mostrano veramente il significato della vita da pirata. Questa è l'esperienza che vogliamo trasmettere attraverso Edward Kenway, un personaggio molto interessante, un uomo in principio egoista che pensa solo a se stesso, alla fama e alla gloria. Poi, quando incontra gli assassini, che gli insegnano il credo, diventa combattuto dalla sua sete di potere e la necessità di aiutare gli altri. Edward a un certo punto comincerà a chiedersi: sono un pirata o un assassino? Voglio gloria e fama oppure voglio aiutare gli altri? Sentimenti contrastanti che vorremmo far provare anche a voi giocatori. Assassin's Creed 4 verrà rilasciato su tutte le piattaforme, incluse PlayStation 4 ed Xbox One. Sulle nuove console, naturalmente, siamo stati in grado di spingere ulteriormente la qualità visiva di Assassin's Creed, ma si tratta soprattutto di immersione. Quando vi troverete nella giungla, sentirete la sua pressione claustrofobica, vi accorgerete di come reagirà ad ogni vostro movimento. La fisica è stata implementata ad ogni elemento, ai cespugli, al vento che gonfia le vele e a molto altro ancora. E saranno implementazioni utili anche a livello di gameplay, perché ad esempio il vento che gonfia le vele vi darà un'idea della sua direzione e vi aiuterà nella navigazione. La next gen è davvero in grado di oltrepassare i limiti e i confini dell'immersione e ci ha permesso anche di sfruttare le feature di connettività per condividere molti contenuti. Quando avvisterete ad esempio una rarissima balena bianca, potrete avvisare i vostri amici che saranno collegati al vostro stesso Animus. Dunque, maggiori amici saranno collegati, più grandi saranno le possibilità di condividere esperienze e di incrociare eventi unici.